poi ti dirò, non è che... Oh, guarda. Portafoglio. Qualcuno l'ha perso. O gli è stato rubato. Ma perché lo prendi così? Non è mica un'arma. Dai, dammi. Fammi vedere cosa c'è dentro. Magari un indirizzo, un numero di telefono. O magari dei soldi. No, perché se ci fossero tu cosa ne faresti? Ah, è scherzo. Su, apri. Un bancomat, una carta d'identità, non sembra manchi niente. Ci sono anche un po' di soldi, una trentina di euro. Neanche la ricompensa per averlo trovato prenderemo. Vabbè, andiamo in questura a restituirlo. In questura? No, dai, perderemo un sacco di tempo. Vediamo se troviamo un numero di telefono, un indirizzo. Beh, l'indirizzo è sulla carta d'identità. Elsa Baldini, Corso Monforte. Guarda, una signora anziana. Poverina, deve averlo perso per strada. Beh, Corso Monforte non è che sia proprio qui vicino. Però dall'indirizzo possiamo ricavare il numero di telefono. Aspetta, qui c'è un foglietto. Ci sono un po' di numeri di telefono qui. Allora, Ugo, Ferdinanda, Lina... Toh, guarda, io. E seguo il numero. Deve essere il suo numero di cellulare, che dici? Beh, io penso di sì, a meno che non abbia un'amica che si chiama io. Dai, proviamo. Parla tu, io non sono brava in queste cose. No. Buongiorno, parlo con Elsa Baldini? Ah, buongiorno. No, lei non mi conosce, io sono Lorenzo Sorrentino e ho trovato il suo portafoglio per terra. Lei l'ha perso, eh? E sì, infatti l'abbiamo trovato io e una mia amica qui in zona Porta Genova. Ah, capisco. Capisco. Andavo a fare l'analisi del sangue da un medico amico del suo povero marito. Capisco, signora. Beh, comunque l'abbiamo trovato. No, non sono stato io a rubarglielo. Ma no, io passavo da qui. Ma perché dice così? Guardi che c'è tutto. Documenti, 30 euro. No. No, signora. Ma com'erano di più? Dice che aveva con sé più di 150 euro. No, signora, io le ripeto che non sono un ladro e ho trovato il suo portafoglio e l'ho chiamata per... ho trovato il suo numero scritto su un foglio. Ma questa poi, io spiarla, ma stiamo scherzando? Dice che l'abbiamo seguita, spiata e poi derubata, questa è matta. Ma dai, passamela. No, signora, io non sono un ladro e non voglio entrare in casa sua con la scusa del portafoglio. Facciamo così, facciamo che glielo lascio da qualche parte. Magari un bar sotto casa sua e lei se lo viene a prendere quando vuole, d'accordo? Cosa chiama la polizia? Ma come, io le voglio restituire il portafoglio e lei mi dà del criminale, del ladro. Ma questo è il colmo. Ma signora, ma non è logico. Io prima le rubo il portafoglio e poi la chiamo per restituirgli, ma no. Dai, ci parlo io. No, signora, facciamo così. Facciamo così. Sono io che vado alla polizia. Sì, la chiameranno loro per restituirle il portafoglio. Va bene? Arrivederci. Oh. Lei è un ladro! Chiamo la polizia! Mi ridi i miei soldi! Oh. Dai, andiamo in questura, va? Sì, è meglio.